Come ci si prepara per un'emergenza come il terremoto? Siamo andati a vedere. Un violento terremoto nella capitale, edifici crollati e persone da estrarre dalle macerie. Vive uno scenario catastrofico e per fortuna fittizio, ricreato per mettere a punto l'entrata in azione in caso di sisma dei vigili del fuoco. Una simulazione, certo, ma pur sempre complessa in cui nulla può essere trascurato. Abbiamo utilizzato le diacinofile, i droni dei vigili del fuoco, il soccorso con l'elicottero del Corpo Nazionale e poi abbiamo realizzato tutto quanto in sinergia insieme con le altre componenti fondamentali del soccorso, le donne e gli uomini della Protezione Civile, dell'Ares 118, della Croce Rossa Italiana, nonché di tutte le altre forze del mondo del volontariato. Un'operazione per consolidare la capacità di risposta alle situazioni più delicate, dalla delimitazione dell'area dei lavori per impedire a chi non è autorizzato di avvicinarsi alla ricerca dei feriti, dal controllo del loro stato di coscienza all'arrivo del personale sanitario per immobilizzarli e trasportarli all'automedica. La persona è stata recuperata, adesso verrà portata al presidio sanitario. La degna conclusione di una settimana di esercitazione nazionale, caratterizzata da simulazioni in ogni comando provinciale. A Rieti, quindi a Frosinone, Latina, a Roma e a Viterbo non sono mancati scenari di soccorso di vario tipo. Il terremoto, appunto, ma anche l'incidente stradale, la fuga di materiale radioattivo o il salvataggio di persone nei fiumi con i gommoni di rafting.